18 aprile al 1 luglio, presso il Museo Civico Medievale e il Museo Davia Bargellini, si terrà la sesta edizione di Gemine Muse. Per l'occasione la curatrice Karin Andersen ha scelto le esposizioni di Giulia Ravazzoli e del duo Petri Paselli. Di Matteo Petri e Luciano Paselli, intanto mi colpiscono loro come unione artistica. Il sodalizio creativo è nato molto molto presto e poi è andato avanti evolvendosi, e credo che quello che fanno loro sia anche molto vicino alla loro vita, no? E anche alla vita degli altri, perché io li ho conosciuti con dei lavori che intanto sono fotografici, mentre qui poi si va a spaziare nell'installazione. Abbiamo fatto un paragone, una metafora tra questo atteggiamento che esiste in natura, questo fenomeno che esiste in natura, e il modo di approcciarsi degli artisti al luogo, quindi al museo. E, nel senso nella metafora della simbiosi, il museo è la casa che accoglie l'artista e trae beneficio dall'artista, perché si arricchisce di una donazione, di nuove opere che sono un po' la linfa vitale di un museo come questo, che è tutto fatto di donazioni. E l'artista ovviamente si arricchisce perché ha un bello spazio illustre, insomma, dove esporre le proprie opere. Abbiamo finto di appartenere a una nobile famiglia bolognese, come quelle che hanno donato gli oggetti che vedete in questo museo, e abbiamo fatto una donazione di feticci, di finti reperti personali, storici, delle nostre famiglie, che ricordano abbastanza le cose già presenti nel museo. Quindi sono presenti quadri a olio con le nostre sembianze, e un teatrino, perché nel museo è presente già un teatrino, piatti con i nostri loghi, e un arazzo appunto con il nostro logo. In particolare qui sono presenti delle finte foto di famiglia, ricostruite appunto con fondali, sono prese da una casa di bambole del 700 presente in queste sale, e noi ci siamo fotomontati da foto d'infanzia, appunto foto vecchie, e appunto per creare questo contrasto tra la realtà presente nel museo, tra la realtà storica del museo e la nostra finzione. Per emergere, in realtà, noi sicuramente abbiamo avuto fortuna, abbiamo cominciato vincendo il primo premio di fotografia d'arte al premio Iceberg di Bologna.